Sì, lo so cosa state pensando. Oggi sono riuscita a essere ancora meno sobria del solito. Ma sapete com'è? Le lucine, il Natale, Mariah Carey. Che ho deciso di fare un episodio un po' particolare. Sì, una puntata diversa dal solito, più leggera, più briosa, che non si focalizzasse unicamente su una sola tematica o una sola serie o un solo film. Insomma, direi il classico episodio speciale di Natale, diverso dalla routine. Ma che poi no, diverso da chi? Ecco, per lo speciale di Natale, guidati dallo spirito eccentrico, voluminoso e brillante di Mariah Carey, diverso da chi si concentrerà sulle icone gay. Quelle guide fonte di ispirazione non unicamente per la comunità LGBTQ+, ma anche per i fan e non solo. Personaggi che hanno spronato e che spronano costantemente a essere più civili e rispettosi, di mentalità più aperta, a essere delle persone migliori, a uscire un po' dai classici ragionamenti all'interno degli schemi, ma soprattutto ad accettarsi per quello che si è e si vuole essere. Ma prima di tutto, story time! Il termine icona gay definisce una figura storica, una celebrità, un personaggio pubblico contemporaneo, che serve come referente in determinati ambiti della comunità LGBTQ+. Alcune principali caratteristiche di un'icona gay devono essere bellezza, eleganza, glamour, forza di fronte alle avversità, una tendenza all'androginia e gesti esagerati nel modo di porsi. Un'icona gay non deve per forza essere omosessuale o queer. In alcuni, e fortunatamente rari casi, l'icona in questione può essere addirittura contraria al movimento di liberazione omosessuale. Le prime icone gay fanno riferimento a miti greci e romani, come per esempio Apollo e Giacinto. Genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2. O Achille e Patroclo. Ma bando alle ciance, quali sono le icone gay più amate oggigiorno? Icona gay per eccellenza più amata dagli americani è Ellen DeGeneres. Nel 1997 il suo coming out fece veramente scalpore. Perché? Venne annunciato sulla copertina del Time e successivamente all'interno di un episodio della sua sitcom. Fu il primo coming out nella storia delle serie TV. Susan, I'm gay. Cosa spinse Ellen a fare coming out nel 1997? Una semplicissima domanda. Perché devo nascondere quella che sono per paura di non avere più successo? E dopo Ellen non possono mancare le icone pop. Ma andiamo per ordine anagrafico. La prima fra tutte è lei. Lei che è stato un simbolo non solo per la comunità, ma anche per tante donne in un periodo in cui la libertà di espressione femminile era castrata al massimo. Lei che non ha mai avuto bisogno di un uomo ricco, ma che, come disse a sua madre, era proprio lei l'uomo ricco. Lei che ancora oggi è una leggenda ed è ancora forte abbastanza. Lei che è mamma di un figlio transgender. Lei, unica e inimitabile, Cher. Cher è stata la regina prima di tante altre. I suoi testi e la sua persona sono stati fin da subito un nuovo modello e fonte di ispirazione. Forte, decisa e combattiva, Cher, nonostante tutto e nonostante tutti, non si è mai fatta mettere i piedi in testa. E parlando di regine, non possiamo non citare la Divina Madonna. Una delle sue più grandi hit, Vogue, non solo venne ispirata dalle ballroom americane degli anni 80, fulcro di ritrovo della comunità LGBTQ+. Ma inoltre, proprio grazie a Vogue, Madonna rese il voguing celebre in tutto il mondo, dando dignità tanto alla comunità quanto agli artisti di quel periodo. Madonna è stata la prima in assoluto ad anticipare i tempi per quanto riguarda tematiche legate ovviamente alla comunità omosessuale, ma anche alla libertà d'espressione. Da sempre grande sostenitrice per i diritti, ancora oggi Madonna è considerata una regina. Regina che però nei tempi più contemporanei ha dovuto dividere un pochino il trono con una certa Lady Gaga. Ullala! Lady Gaga ha fatto della sua musica un vero e proprio manifesto della comunità LGBTQ+, ma anche per tutte quelle persone che non si sono mai sentite accettate e che non sono mai riuscite ad accettarsi. Basti semplicemente pensare a singoli come Born This Way oppure alle sue molteplici trasformazioni, ma anche al suo stesso passato, che ha da sempre messo a disposizione degli altri proprio attraverso i suoi testi, diventando così una fondamentale fonte di ispirazione e motivazione per accettarsi per quello che si è davvero o quello che si vorrebbe essere, senza preoccuparsi di etichette o del giudizio degli altri. E alla fine arriva lei, la madre di tutti noi, l'Eva e l'Adamo, da cui nasce diverso da chi. Ovviamente sto parlando di Mamma Ru.
RuPaul è un artista poliedrico, molto amato negli States soprattutto per il suo personaggio in drag e per il suo show RuPaul's Drag Race. RuPaul all'interno dei suoi show, delle sue canzoni e anche dei suoi camei ha sempre usato un linguaggio affilato, tagliente ed ironico per poter parlare dei problemi della comunità, delle incomprensioni che spesso e volentieri ci si deve trovare ad affrontare. Infatti nel primo Diverso da chi avevamo proprio usato RuPaul's Drag Race per parlare dell'importanza del programma tanto per la comunità quanto per i performer che fanno drag. Per il Time RuPaul è tra le 100 persone più influenti del mondo. E sì, la sua voce è un credo ed è fonte di ispirazione per tante, tantissime persone. Del resto, proprio come dice Mamma Ru, se non sei capace di amare te stesso, come diavolo farai ad amare qualcun altro? Soprattutto adesso che è Natale. Ma dovremmo cercare di farlo tutto l'anno. Buone feste!